Grazie. Inizio subito col dire che anche se riconosco come valido il nuovo rito liturgico introdotto da Papa Paolo VI nel 69, è anche vero però che finché potrò non parteciperò mai a tale messa. Quando possibile, infatti, cerco in tutti i modi di partecipare ad una messa tradizionale in latino, cosa che mi sento di suggerire ad ogni cattolico. Lo dico giusto perché nell'introduzione, che non so se andrà in onda, hanno detto di me che approvo la messa Novo Sordo. No, non è vero, non è così. La considero legittima, questo sì, ma non è la stessa cosa che approvarla. Era giusto per fare chiarezza. Quindi, prima di iniziare il mio discorso... Visto che sono il primo relatore di oggi, penso che ci sia spazio per raccontare una piccola storiella su come venne deciso il nome da dare ai computer. Dovevano decidere se declinarlo al femminile o al maschile e vennero scelti due gruppi di persone. Il primo composto da uomini e il secondo da donne. Ora, le donne dissero che i computer avrebbero dovuto essere declinati al maschile per quattro motivi. Innanzitutto, perché per renderli attivi devi toccarli. Il secondo perché fanno sempre e soltanto ciò che gli viene detto e non si metteranno mai ad inventare qualcosa di nuovo. Terzo, se esistono è solo per risolvere dei problemi, anche se la metà delle volte sono loro il problema. Infine, quarto punto, nel momento in cui ti impegni con uno di loro ti rendi subito conto che se avessi aspettato ancora un po' ne avresti trovato uno migliore. Ma vincere fu il gruppo degli uomini secondo il quale i computer erano femmine, in primis perché solo il creatore ne conosce la logica interna, secondo parlano in un linguaggio incomprensibile a chiunque se non a loro stesse, terzo qualunque errore, anche il più piccolo, viene conservato nella memoria a lungo termine, infine quarto non appena ne scegli una, metà del tuo stipendio se ne va per gli accessori. Bene, detto questo torniamo a cose più serie. Il mio discorso si intitola L'ascesa degli anticristo. Il primo aspetto che vi sarà subito saltato agli occhi è il fatto che uso la parola al plurale, cioè gli anticristo. Non mi concentrerò infatti sull'anticristo in sé per sé, cioè sul figlio della perdizione che viene descritto da Daniele capitolo 7 o dall'Apocalisse capitolo 13 o dalla lettera ai Tessalonicesi capitolo 2. Ne parlerò un poco, certo, ma il nocciolo del mio discorso verterà principalmente sugli Anticristo, al plurale, sulla falsariga di ciò che hanno scritto numerosi studiosi cattolici, come Tommaso Campanella, che visse nel XVI secolo, o come il cardinale Henry Newman, e molti altri, tra i quali anche padre Vincent Miceli, nel suo libro L'Anticristo. Ecco, secondo questi studiosi e teologi. Nell'Antico Testamento sono vissute delle figure che in un certo senso hanno anticipato la figura di nostro Signore, personaggi come Abramo, Mosè, Davide. Allo stesso modo però, anche l'anticristo nel corso della storia ha avuto dei precursori, cioè persone che ci danno un'idea di quali qualità, tra virgolette, possiederà il vero anticristo. Queste persone, questi pseudo-anticristo, Preparano l'arrivo del vero Anticristo. Per usare le parole di padre Miceli, sono una sorta di catalizzatore per l'Anticristo. Ma prima di addentrarmi in questo, che è appunto il nucleo centrale del mio discorso, farò comunque un breve riassunto di quel che conosciamo già in merito all'Anticristo, giusto per completezza. Padre Dennis Fahey pubblicò un libro eccezionale sull'argomento, intitolato il regno di Cristo e la conversione del popolo ebraico, nel quale egli raccolse gli insegnamenti sull'anticristo di un teologo di nome padre Augustin Lehmann. Come sapete, sull'anticristo sono stati pubblicati un'infinità di testi, molti dei quali sono purtroppo vera e propria spazzatura, specialmente quelli scritti dai protestanti. Tuttavia, l'opera di padre Augustin Lehmann è molto importante perché si basa interamente sugli insegnamenti dei padri della Chiesa e sulla saggezza della tradizione cattolica. Inoltre, la materia viene presentata in modo rigoroso e accademicamente ineccepibile. Ecco, secondo padre Lehman, vi sono quattro punti da considerare quando si parla dell'anticristo. Innanzitutto, le cose che sappiamo per certe, seguite da quelle che sono probabili, infine, quelle di cui non siamo sicuri, per arrivare a quelle che si basano sul nulla e che quindi dobbiamo scartare. Oggi ovviamente non posso parlarne approfonditamente perché non ne ho il tempo, quindi mi limiterò a parlare dei punti che sappiamo per certo in merito all'Anticristo. Innanzitutto sappiamo che egli sarà una tribolazione per i buoni ed un castigo per gli empi e gli apostati. In secondo luogo è certo che quest'Anticristo sarà un essere umano. Terzo. L'Anticristo non sarà Satana in forma umana, ma solo e unicamente un essere umano. Su questo punto, padre Lehman attinge dall'opera del cardinale Suarez. Quarto, egli avrà grandi poteri di seduzione e solamente alcune delle qualità di una persona umana. Se non ricordo male, padre Miceli disse che l'Anticristo possiederà un'eloquenza irresistibile e ci catturerà a sé con le sue menzogne melliflue. Quinto, L'inizio della carriera dell'anticristo sarà oscuro e di basso profilo. Sesto: l'anticristo acquisirà sempre più potere e otterrà sempre più consensi e conquiste. Settimo: il regno dell'anticristo si diffonderà in tutto il mondo. Ottavo: L'anticristo porterà una guerra spietata a Dio e alla sua Chiesa. Come afferma Padre Lehman, sotto il gioco dell'anticristo in pratica sarà proibito insegnare la religione cristiana, mentre l'insegnamento degli errori diventerà obbligatorio. Anche questo quindi è un segno della venuta del regno dell'anticristo. Numero 9. L'anticristo si proclamerà Dio e pretenderà l'adorazione di tutti gli uomini. Punto numero 10. Grazie a diabolici artifici. L'Anticristo dimostrerà d'essere Dio. Infine, punto numero 11, il dominio e la persecuzione dell'Anticristo saranno temporanei, perché l'uomo della perdizione verrà sconfitto. Insomma, il suo regno sarà relativamente di breve durata. Ecco, queste, secondo padre Lehman, sono le cose certe che sappiamo sull'Anticristo, ma ve ne sono altre che sono molto probabili. Non le accenno tutte perché sono moltissime. Padre Lehmann, ad esempio, parla della nazionalità dell'Anticristo, il luogo dove sorgerà il suo Tempio e cose del genere. Non so se lo sapete, ma il V Concilio Lateranense, nel 1516, condannò allo scomunica chiunque cercasse di determinare con certezza la data dell'avvenuta dell'Anticristo o del giorno del giudizio. Questo decreto fu promulgato proprio per preservare le opere degli studiosi più attenti e cauti che rischiavano di mischiarsi alle miriadi di false predizioni e sgangherate conclusioni di studiosi ben più incauti, i quali con le loro opinioni e le loro pseudoprofezie avevano poco a che fare con la verità di Dio. Sempre in merito all'anticristo, sappiamo che egli non arriverà fino a quando il Vangelo non sarà stato predicato in tutto il mondo. Inoltre, la sua venuta sarà preceduta dalla grande apostasia. Come ho affermato all'inizio del mio discorso, secondo molti commentatori, teologi e studiosi cattolici, nel corso delle epoche, così come il nostro Signore ebbe delle figure che preannunciavano la sua venuta nell'Antico Testamento io ho fatto già i nomi di Mosè, Davide e Abramo, dicevo allo stesso modo anche l'Anticristo ai suoi profeti, figure cioè che preannunciano la sua venuta e che ne preparano la strada. A questo faceva riferimento San Paolo quando parlava di mistero dell'iniquità, che sarebbe già all'opera. Lo sappiamo grazie a San Giovanni Evangelista, capitolo 2. Figlioli, questa è l'ultima ora. Come avete udito, che deve venire l'Anticristo? Di fatto ora molti anticristi sono apparsi. Coloro che non professano che Gesù Cristo si è fatto carne, non sono di Dio, ma dell'Anticristo. Ora, Tommaso Campanella e il cardinale Newman hanno entrambi indicato una lunga serie di re e imperatori malvagi che potrebbero essere considerati dei precursori dell'Anticristo. Il re d'Antiochia, ad esempio, che perseguitò selvaggiamente gli ebrei nel libro dei Maccabei. Lo stesso Maometto, e poi Giuliano l'Apostata, Martin Lutero, sarebbero tutti Anticristo. A proposito di Martin Lutero. Una certa linea di pensiero sostiene che egli sia uno degli anticristo. Ne parla Padre Herbert Kramer nel suo Libro del Destino, pubblicato dalla casa editrice Tan. Secondo Padre Herbert Kramer, il luteranesimo sarebbe addirittura assimilabile alla piaga apocalittica delle locuste. Anche secondo il cardinale Newman, Lutero era un anticristo. Nel XX secolo, un paio di secoli più tardi rispetto a Newman, Padre Miceli aggiunse anche il nazismo e il comunismo alla lista degli anticristi. Ma per tornare a Martin Lutero, il giudizio che ne dà Padre Miceli è molto interessante. Egli sarebbe stato un anticristo, ma anche un anti San Giovanni Battista. Padre Miceli traccia infatti un parallelo tra la figura del Battista, vestito di stracci, e quella di Lutero, vestito lussuosamente, tra la purezza di San Giovanni e la dissolutezza di Martin Lutero. Tra l'altro, secondo Padre Miceli, che in questo segue una corrente di pensiero ben precisa, quando San Vincenzo Ferrer predisse l'imminente arrivo dell'Anticristo, egli probabilmente faceva riferimento proprio a Martin Lutero, che sarebbe nato di lì a poco, dopo la morte dello stesso San Vincenzo. Martin Lutero non fu l'Anticristo, ma un Anticristo. Una tesi, questa di San Vincenzo Ferrer, che è stata condivisa anche da San Roberto Bellarmino. Ma facciamo adesso un salto temporale e arriviamo al Concilio Vaticano II e al suo spirito di apertura e di ecumenismo, in virtù del quale in molti circoli cattolici vengono ormai celebrati con tutti gli onori il luteranesimo e l'uomo che l'ha creato, cioè colui che alcuni tra i più grandi santi della nostra Chiesa avevano definito un Anticristo. Ebbene, forse non lo sapete, ma il Vaticano, assieme ai luterani. Nel 2017 celebrerà il 500° anniversario della Riforma protestante del 1517. Ecco dove siamo arrivati grazie al Concilio Vaticano II. Il Vaticano postconciliare adesso celebra l'Islam e abbiamo ricordato come anche Maometto venisse considerato un anticristo, così come celebra l'odierno ebraismo, composto da persone che negano la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco Oggigiorno il Vaticano celebra tutte queste persone, tutte queste false religioni, come se avessero una propria legittima via per accedere a Dio. Quello che sto per dire forse per qualcuno potrà suonare esagerato, anche perché in definitiva questa persona non merita così tanta attenzione. Si tratta solo di un omunculo insignificante, una creatura artificiale creata d'arte dai veri poteri occulti e dalla stampa, che lo manovrano come se fosse una marionetta. E di certo non è una persona brillante o eloquente. Sto parlando di Barack Obama, ovviamente, il quale non è nemmeno lontanamente assimilabile al rango di anticristo, ma è anch'egli tuttavia un certo tipo di anticristo, proprio a causa del suo pensiero, del suo spirito anticristiano, di questo suo disprezzo nei confronti di Dio e delle sue leggi. Francamente andrebbe più compatito che combattuto, perché dopo tutto Obama è cresciuto in un ambiente completamente marxista, socialista e comunista. I suoi genitori non lo portarono mai a una parata del 4 luglio, tanto per fare un esempio. Tuttavia il suo impegno attivo a sostegno dell'olocausto e dell'aborto lo rende affine ad un anticristo. La sua pervicace ossessione nel voler perseguitare la Chiesa di Cristo a favore dell'agenda neopagana dei suoi padroni, la sua tenace insistenza con cui vuol costringere le istituzioni ecclesiastiche a fornire mezzi di contraccezione immorali ai propri dipendenti, ecco, tutto questo lo rendono davvero un anticristo. E ricordiamoci uno dei fatti certi relativi al regno dell'anticristo, e cioè che al suo tempo verrà proibito l'insegnamento delle verità cattoliche e reso obbligatorio l'insegnamento dell'errore. Benvenuti quindi nell'America di Obama, dove siamo costretti a cooperare con il peccato mortale contro qualsiasi legge divina e naturale, dove siamo costretti ad accettare la contraccezione, l'aborto e la sterilizzazione a rischio di ricevere multe milionarie e definitive, che farebbero cioè chiudere qualsiasi istituzione cattolica. Siamo costretti a digerire la richiesta della lobby omosessuale, anch'essa uno degli anticristo della nostra epoca. Per il collettivo omosessuale, la Bibbia viene considerata un libro che diffonde l'odio. Pensate che a San Francisco, qualche anno fa, il Consiglio Municipale ha votato su di un ordine del giorno, promosso proprio dalla lobby omosessuale, che mirava a definire la Bibbia un libro che diffonde l'odio e l'istigazione al razzismo. Fortunatamente non sono riusciti a farlo approvare, ma ci è mancato poco. Ma adesso che è stato legalizzato il matrimonio tra omosessuali. Nelle scuole americane viene ormai insegnato ai giovani che si tratta di uno stile di vita alternativo e perfettamente legittimo. Quel che non dicono, ovviamente, è la persecuzione di tante persone che soffrono per l'imposizione di queste pseudo verità laiche, libertine e in ultima analisi demoniache. Prendiamo tutti quei lavoratori dello spettacolo o del catering o comunque legati al mondo delle cerimonie nuziali, figure che vanno dal pasticcere al fiorista. Dalle bande jazz che suonano ai banchetti nuziali ai proprietari di albergo. Se sono coscienziosi e seguono ciò che insegna loro la fede cattolica, dovrebbero rifiutarsi in coscienza di lavorare per un matrimonio tra omosessuali. Eppure, se si rifiutano, vengono multati salatamente e deferiti dinanzi alla Corte per i diritti dell'uomo. In altre parole, vengono perseguitati. E che cosa fanno i vescovi dello Stato di New York? Che Dio li benedica. Hanno protetto il loro orticello perché a loro non verrà mai imposto di celebrare matrimoni tra omosessuali, però hanno lasciato i fedeli a cavarsela da soli. Non c'è alcuna protezione infatti per chi in coscienza si rifiuta di farsi coinvolgere in una cosa del genere. In altre parole viene imposto l'errore con la forza di legge e chi dovrebbe difenderci, cioè i vescovi, non fa più il proprio dovere. Nel suo libro, padre Miceli arriva ad una conclusione del tutto logica e razionale. Ma invece di descrivervela leggendo il suo libro, ve la riassumo raccontandovi ciò che mi disse un vecchio frate gesuita negli anni Ottanta. Forse qualcuno di voi se lo ricorda. Si tratta di fratel Emilio del Boston College. C'è qualcuno di voi che lo conosce? No? Eh, non sapete cosa vi siete persi. Fu davvero una persona meravigliosa. Ma se vi cito le sue parole. È perché anni fa mi raccontò che padre Miceli era stato cacciato dai gesuiti proprio a causa del suo libro, L'Anticristo. Miceli era un vero signore e aveva usato mille perifrasi per arrivare a dire, in sostanza, che il nuovo orientamento e la nuova gerarchia postconciliare costituivano un catalizzatore per l'Anticristo, cioè ci stavano portando verso l'avvento dell'Anticristo. Padre Miceli aveva citato le parole dell'autore francese Jean José il quale aveva elencato alcune eresie della Chiesa in quanto precorritrici dell'anticristo. Le eresie, infatti, fungono da catalizzatore e precursore dell'anticristo. Ebbene, l'ultima di queste eresie menzionate da Jean-José era il modernismo. Facendo sue quelle parole, Micheli aveva definito il neomodernismo della Chiesa di oggi come l'anticristo all'interno, cioè all'interno della Chiesa, e per questo fu perseguitato dal suo stesso ordine. Ma definire il nuovo orientamento post-conciliare come anticristo non è in realtà peregrino, perché la Chiesa di oggi, in nome dell'ecumenismo, non cerca più di convertire i non cattolici, ma solo di raggiungere una convergenza tra cattolicesimo e protestantesimo, il cui padre, come ho detto, è stato definito da grandi uomini di Chiesa come uno degli anticristo della storia. A questo proposito, il cardinale Sunens ha dichiarato, tutto felice, che secondo lui il Vaticano II è la rivoluzione francese della Chiesa. Ma la rivoluzione francese è stata uno degli anticristo della storia, come la definirono padre Miceli e il cardinale Newman. Secondo la definizione di padre Denis Fahy, la rivoluzione francese è a tutti gli effetti una deificazione panteistica dell'uomo. Cioè, una vera e propria dichiarazione di indipendenza dell'uomo da Dio e dalla cristianità che si è realizzata attraverso un movimento intento a distruggere la cristianità e a stabilire uno stato ateo. Su questo argomento vi consiglio di leggere Libertà, Il Dio che ha fallito, un libro di Christopher Ferrara. Adesso gli slogan massonici di libertà, uguaglianza e fraternità trovano la loro perfetta controparte nei principi di libertà religiosa, collegialità ed ecumenismo promossi dal Vaticano II, aspetti che non ho il tempo adesso per approfondire, ma che già conoscete e che sono terrificanti. Nel suo libro Il Regno di Cristo ed il Naturalismo Organizzato, padre Fahey riportò la voce di un demone che fu sentita durante un esorcismo effettuato nel XVIII secolo ad un bambino francese di Ilfort. I demoni scacciati da quell'esorcismo dissero «Lunga vita a libertà, uguaglianza e fraternità! È giunta la nostra epoca!» Ora, il programma postconciliare è ancora più pernicioso, in quanto una delle sue dottrine, quella dell'ecumenismo, è da sempre uno dei cavalli di battaglia della massoneria, una prominente setta segreta che a tutti gli effetti sembra aver conquistato larghe fette della gerarchia ecclesiastica. Sappiamo che la Chiesa non verrà mai sconfitta, ma il suo elemento umano è fallibile e lo sarà sempre. Nel libro Ecumenismo secondo un massone tradizionalista, il gran maestro scozzese Yves Marceaubon elogiava l'ecumenismo ed il sostegno a quest'ultimo da parte del Concilio. Cito testualmente le sue parole: Tutte le strade portano a Dio ed il libero pensiero nato nelle logge massoniche si è diffuso magnificamente fino ad avvolgere la cupola di San Pietro. Scrisse tutto ciò proprio durante il concilio. Purtroppo anche il cardinale Ratzinger, nel suo libro del 1980 intitolato Principi di Teologia Cattolica, aveva scritto che la figura di Théillard de Chardin aveva esercitato una grande influenza sui padri e sui testi conciliari. In particolare sul documento Gaudium et Spes. Ma qual era il giudizio della massoneria su Teillard de Chardin? Cito nuovamente Yves Morseudon, il quale definisce Teillard un punto d'incontro tra cattolicesimo e massoneria. Ecco cosa scrisse durante gli anni del Concilio. La formula massonica del grande architetto dell'universo ed il punto omega di Tillard de Chardin sono così affini tra loro. Che è difficile riuscire a capire come mai non si sia ancora arrivati ad un accordo comune. Attualmente prosegue Marsodon, Théard de Chardin è l'autore più letto in assoluto, sia nei seminari sia nelle logge massoniche. Sempre a proposito dell'ecumenismo, Yves Morsaudon aggiunge: si può dire che l'ecumenismo sia il figlio legittimo della massoneria, il nostro beneamato fratello Franklin Roosevelt. Invocava per tutti la possibilità di adorare il proprio Dio seguendo i propri principi e i propri convincimenti. Questa è vera tolleranza, questo è vero ecumenismo. Noi massoni tradizionali ci permettiamo di trasporre queste parole di un celebrato statista quale fu Franklin Roosevelt, adattandole alle circostanze tra noi infatti vi sono cattolici, ortodossi, protestanti, israeliti, musulmani, induisti, buddisti e liberi pensatori. Quello è il loro nome, ma il loro cognome è sempre massone. Ora, a proposito dell'ecumenismo, voglio citarvi un pensiero di Padre Edward Hanaho, un filosofo tomista molto brillante, anche se poco conosciuto, che tra gli anni 50 e gli anni 60 Scrisse diversi testi sull'ecumenismo. Già in quel periodo, e siamo attorno al 1959, e quindi prima del furore ecumenico del Vaticano II, Hanaho scriveva così, cito testualmente: "L'ecumenismo ha l'effetto di perpetuare lo stato di separazione tra la gente e la Chiesa, tenendola all'esterno piuttosto che portandola in seno ad essa". Ecco, una cosa del genere non è forse opera di un anticristo? Parliamo di un sistema che tiene le persone lontane dalla Chiesa invece che portarle al suo interno. Pensiamo poi alle parole di San Massimiliano Colme sull'ecumenismo, che pronunciò nel 1933: Non v'è nemico più grande per l'Immacolata e i suoi cavalieri che l'ecumenismo moderno, perché ogni singolo cavaliere non deve solo combattere, ma neutralizzare per mezzo di azioni diametralmente opposte e contrarie. Proprio al fine di distruggerlo. San Massimiliano non scherzava, non rimaneva seduto in disparte, ma chiedeva esplicitamente di combattere l'ecumenismo e di farlo pubblicamente. Per tornare al Concilio Vaticano II, i suoi testi vennero concepiti proprio affinché fossero ecumenici nella sostanza. Anche questo lo possiamo leggere negli scritti dell'ex padre Ratzinger. In un suo libro del 66 sulle questioni teologiche trattate durante il Vaticano II, Ratzinger notava con piacere che gli schemi originali creati dal cardinale Ottaviani erano stati rifiutati perché troppo precisi e permeati da uno spirito antimodernista che era opposto a quello del Concilio. In quel suo libro, l'allora padre Ratzinger si compiaceva del nuovo approccio conciliare in quanto nuovo inizio. Secondo il Ratzinger dell'epoca, l'argomento principale per giustificare questa nuova posizione conciliare, cito testualmente, si basava sulla volontà di Papa Giovanni affinché i testi fossero pastorali e la loro teologia fosse ecumenica. Ma queste parole fanno sorgere una domanda spontanea. Che cosa vuol dire stilare dei documenti secondo una teologia ecumenica? In che cosa consiste? Abbiamo il diritto di saperlo, anche perché l'ecumenismo sarebbe quindi il principio guida dei documenti del Vaticano II e pertanto, ne consegue, anche dell'attuale leadership della Chiesa. Che cosa vuol dire avere uno spirito ecumenico? Ve lo dico tra un attimo, quando vi leggerò un articolo scritto da padre Edward Hanau nel 62, intitolato Ecclesiologia ed ecumenismo. Vi ho già accennato a questo grande filosofo domista, un frate francescano dell'Atonement. Sono i francescani dell'abbazia di Greymore a New York, non so se li conoscete. Dicevo, questo grande filosofo tra gli anni 50 e 60, ha predetto con esattezza quasi profetica cosa sarebbe accaduto di lì a 15 anni. Forse Hannah Ho è l'ultimo vero teologo americano degno di questo nome che abbia scritto con cognizione di causa in merito a questi argomenti. Ed è molto importante leggere i suoi scritti, perché in essi. Egli smascherà le tattiche dei modernisti e del loro ecumenismo d'accatto, per così dire. Nell'edizione del novembre 1962 della American Ecclesiastical Review, padre Hanau scrisse un articolo intitolato Ecclesiologia ed Ecumenismo, nel quale affermava che qualsiasi cattolico desideroso di impegnarsi in una qualsiasi attività a carattere ecumenico, avrebbe dovuto tenere a mente due questioni molto importanti l'ecclesiologia e l'ecumenismo, appunto il titolo del suo articolo. Ora, tutti sanno che cos'è l'ecclesiologia, ovvero l'insegnamento della Chiesa Cattolica in merito a se stessa. Per usare un neologismo potremmo chiamarla chiesiologia, se vogliamo. Ecco, Anaho si chiese quale tra questi due punti, cioè ecclesiologia ed ecumenismo, dovesse avere la precedenza. È una domanda in realtà molto semplice, la cui risposta proviene direttamente dalla dottrina cattolica, ma anche dal buonsenso. È l'ecclesiologia cattolica a dover governare l'ecumenismo e non il contrario. Quindi non possiamo cambiare i nostri insegnamenti e la nostra comprensione in merito alla natura della Chiesa o la sua struttura o le sue relazioni con altre confessioni non cattoliche solo perché vogliamo adeguarla alle necessità del nuovo ecumenismo, ma al contrario... È l'ecumenismo che deve essere subordinato a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato in merito a se stessa. Come afferma Hanaho parlando del magistero ordinario ed universale della Chiesa, che ha operato ininterrottamente per duemila anni, l'ecumenismo, e cito testualmente, è e può essere solamente il tentativo di cercare la riconciliazione dei dissidenti con l'unica vera Chiesa. A questo proposito. Anahò cita fior fior di papi come Leone XIII, Pio XI o Pio XII per sostenere, o meglio per ribadire, una dottrina cattolica sacrosanta, e cioè che l'ecclesiologia regola l'ecumenismo e non viceversa. Ora, senza dilungarmi troppo con esempi che sarebbero scontati e banali, è evidente che il Concilio Vaticano II si è allontanato da questa priorità. Lo possiamo vedere nel libro di padre Ratzinger sulla teologia del Vaticano II. È inoltre ancora più evidente se si analizza la prima bozza della Lumen Gentium, il famoso documento conciliare, che inizialmente conteneva la classica definizione di Chiesa introdotta da San Roberto Bellarmino, secondo il quale la Chiesa è l'assemblea degli uomini che professano la medesima fede cristiana, tenuta assieme dalla comunione dei medesimi sacramenti. Sotto la guida dei legittimi pastori e specialmente del romano pontefice. Questa che vi ho appena citata viene considerata la definizione più precisa in assoluto della Chiesa cattolica. Negli anni 40, monsignor Clifford Fenton scrisse una serie di articoli nei quali dimostrava l'evoluzione della definizione di Chiesa dal Medioevo sino all'epoca della Controriforma. I padri della Chiesa cercarono di ottenere la migliore definizione possibile. E la migliore di sempre è stata giudicata proprio quella di Roberto Bellarmino. Tuttavia, per padre Ratzinger, il Concilio Vaticano II avrebbe scelto giustamente, tra virgolette, di fare a meno di tale formula, perché considerata troppo restrittiva, perché tale definizione poteva applicarsi solo ai fedeli cattolici. Venne rigettata perché tali parole, pur definendo compiutamente e realmente la Chiesa cattolica, non si adattavano all'agenda ecumenica. Si è quindi avverato in pieno ciò contro cui ci aveva messo in guardia padre Hanau, e cioè il fatto che ormai è l'ecumenismo a dominare sull'ecclesiologia, mentre invece dovrebbe essere il contrario. Ma padre Hanau elenca altre tre tattiche usate dai teologi ecumenici e modernisti. In realtà sono molte di più, ma mi limiterò a parlarvi delle tre più importanti perché altrimenti non ce la faremmo coi tempi. La prima caratteristica dell'ecumenismo, e di cui non vale nemmeno la pena di parlare, tanto è ovvia, è l'ambiguità delle sue dottrine. Come disse il dottor Wister Hoft, un protestante che divenne presidente del Concilio Mondiale delle Chiese Protestanti negli anni 50, cito testualmente, l'ABC dell'ecumenismo sta nel fatto che il proprio linguaggio è ambiguo. Quindi l'ambiguità è parte integrante dell'ecumenismo. Siamo tutti d'accordo. Ma esistono altre tre tattiche usate dagli ecumenisti di cui voglio parlarvi. Uno degli aspetti tipici dei documenti ecumenici è che ciò che viene detto da una parte può essere tranquillamente negato dall'altra. Ci puoi trovare qualcosa di notevole, magari, però poi volti pagina e trovi l'esatto opposto di quello che avevi appena letto. Più che degli ecumenisti, si tratta di una caratteristica propria dei modernisti, come disse giustamente Pio X nella sua enciclica Pascendi. Leggi una pagina e ti sembra di leggere un apologeta cattolico. Giri quella pagina e ti ritrovi a leggere un filosofo razionalista. Lo stesso accade con i teologi ecumenici e con i fan dell'ecumenismo. Prima dicono qualcosa di giusto, però magari poi l'istante dopo sono capaci di contraddire tutto ciò che hanno appena detto. Un'altra delle strategie usate dagli ecumenisti è quella di far finta che il magistero della Chiesa non sia mai intervenuto su certe questioni e che quindi sarebbero ancora aperte. Non solo sono capaci di negare un articolo di fede, ma lo lasciano aperto e lo rendono quindi oggetto di modifiche o ripensamenti. Anche qui un aspetto tipico dei modernisti. Infine, la terza caratteristica degli ecumenico-modernisti è il silenzio quando invece servirebbe la parola. In altre parole, omettono di dire una verità quando bisognerebbe invece parlarne. Un atteggiamento che può fare tutta la differenza del mondo perché lascia aperta la porta ad interpretazioni ambigue e può quindi portare su sentieri nuovi e pericolosi. Se notate, quando parliamo di affermazioni eretiche in genere si parla di omissioni cruciali, di verità taciute oppure stravolte e anche questo fa parte del bagaglio culturale degli ecumenici. È proprio insito nella loro natura tacere alcune verità. Stravolgendone altre e aprendo quindi la strada a nuovi orientamenti. Ovviamente non sono così stupidi dal farlo apertamente, ma è così che operano e Hanaho, nel suo libro del 1962, li ha inchiodati alle loro responsabilità. Voglio farvi adesso alcuni esempi di queste omissioni cruciali, la prima delle quali è stata denunciata egregiamente da Romano Amerio nel suo libro Iota Unum si tratta del silenzio su due documenti pontifici sull'ecumenismo, e cioè la Mortali Humanimus, un'enciclica di più undicesimo datata 1928, e l'Istruzione sul Movimento Ecumenico del 1949. Ecco, nessuno di questi documenti sul Movimento Ecumenico è stato menzionato in alcun modo nel Decreto del Vaticano II sull'ecumenismo. Il tema di questi due documenti pontifici è riassunto dalla Mortali Humanimus, e qui cito testualmente Pio XI: I requisiti essenziali per l'unità della Chiesa sono un unico magistero, un'unica legge del credere ed una sola fede. E l'unico modo possibile di favorire l'unità dei cristiani è di agevolare il ritorno dei dissidenti all'unica vera Chiesa di Cristo. A conferma del fatto che tacere su di una verità equivale a corromperla. Ci sono le parole dell'osservatore protestante al Vaticano II, Robert McAfee Brown, il quale nel 68, nel suo libro La rivoluzione ecumenica, celebrò proprio il decreto sull'ecumenismo introdotto dal Vaticano II. Ecco cosa affermò McAfee tutto contento per questa nuova rivoluzione. Questo documento conciliare chiarisce quale sia il nuovo atteggiamento. Non si parla più di scismatici o di eretici, ma di fratelli separati. Inutile dire che oggi ai protestanti non piace nemmeno più quell'espressione fratelli separati, ma allora era un inizio. Insomma, non v'è più la necessità categorica del ritorno dei dissidenti all'unica vera Chiesa. Non c'è bisogno di alcuna penitenza perché si riconosce che entrambi le parti si sono macchiate del peccato della divisione e devono quindi pentirsi assieme. I protestanti, prosegue McAfee Brown, non sono più visti come un corpo estraneo alla Chiesa, ma viene riconosciuta loro una realtà ecclesiale che si manifesta nella loro fede. Ecco, ciò che è importante per me, è che quel documento conciliare tace su certe verità e sappiamo quanto sia esiziale questo comportamento. Immaginatevi una moglie che chiede al marito, tesoro, tu mi ami? E quello gli risponda, beh, siamo sposati, non è così? Sì, tesoro, ma ti ho chiesto se mi ami. Beh, viviamo da anni nella stessa casa, quindi tesoro, mi ami o no? Cara, abbiamo tre bambini, siamo davvero orgogliosi di loro, giusto? Insomma, avete capito, non affermare ciò che deve essere affermato fa tutta la differenza di questo mondo. E la stessa cosa è accaduta con i documenti conciliari: anche nel caso della dichiarazione nostra etate, un esempio di silenzio voluto e cercato. Proprio la nostra etate, secondo diversi modernisti, trarrebbe spunto dai lavori di alcuni teologi modernisti pubblicati dopo la seconda guerra mondiale. Secondo quei teologi, alla luce della persecuzione degli ebrei compiuta dal regime nazista e di ciò che sarebbe accaduto nei campi di concentramento come Auschwitz, la Chiesa Cattolica non dovrebbe più chiedere la conversione degli ebrei all'unica vera fede, perché gli ebrei avrebbero già sofferto troppo. Anche il professor John Connolly ha scritto di recente un libro su questo argomento, nel quale appoggia questa tesi e afferma che la nostra etate segnerebbe la fine della dottrina secondo cui è doveroso convertire gli ebrei al cattolicesimo. Pensate che un cardinale come Kurt Koch è arrivato a dire che la nostra etate è una vera e propria rivoluzione per la Chiesa. Ma quel documento, se lo leggete bene, non afferma nulla del genere. Anzi, nello schema preparatorio della nostra etate, quello che venne rigettato grazie al voto dei modernisti all'inizio del Vaticano II, si invocava la conversione degli ebrei, usando tra l'altro un linguaggio molto moderato. Vi cito testualmente il testo della bozza preparatoria della nostra etate. È degno ricordare che l'unione del popolo ebraico con la Chiesa fa parte della speranza cristiana. Pertanto, seguendo gli insegnamenti degli Apostoli. Romani 25. La Chiesa aspetta con incrollabile fede e trepidante attesa il ritorno di quel popolo nella pienezza del popolo di Dio, stabilita da nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, queste parole vennero considerate troppo offensive nei confronti degli ebrei. La lobby ebraica protestò vibratamente contro Paolo VI, al punto che quella frase venne rimossa dalla versione finale della nostra etate. Alla fine... In quel documento si afferma ovviamente che la Chiesa Cattolica è il nuovo popolo di Dio, ma in esso non si parla più della necessità degli ebrei di convertirsi all'unica vera fede o del fatto che l'antica alleanza è stata rimpiazzata dalla nuova. In quel documento si afferma inoltre che gli ebrei non vanno più considerati dei reietti del Signore e che in qualche modo essi continuerebbero ad avere una sorta di alleanza con Dio. Non viene detto esplicitamente, ma lo stesso Cardinale Ratzinger, pur non sostenendo apertamente la tesi delle due alleanze, affermò comunque che i due popoli contribuirono assieme a portare Dio al mondo, tacendo però sull'insegnamento della Chiesa, che è stato definito dogmaticamente e che adesso vi riporterò citando l'opera di un vero teologo cattolico come Monsignor Joseph Clifford Fenton. Fenton afferma che quando gli ebrei rifiutarono il Redentore, la loro unità sociale e religiosa rifiutò in tal modo tutti gli insegnamenti che il Signore aveva dato loro in merito a se stesso. Rifiutare tale messaggio significò abbandonare la fede divina e continuando a manifestare questo rifiuto della vera fede, gli ebrei decaddero dal loro ruolo di popolo scelto, cessando d'essere l'ecclesia dei. Cioè il regno soprannaturale di Dio in terra. Ecco, questo è l'insegnamento cattolico sul ruolo della religione ebraica. E così come il protestante Robert McAfee Brown si compiaceva di un documento come La nostra etate, per via di ciò che non veniva detto, in tal senso vanno anche le dichiarazioni del rabbino Herschel, il quale affermò che lo schema conciliare sugli ebrei. Per la prima volta nella storia della Chiesa non contiene alcuna espressione di speranza per una loro conversione. Stiamo parlando quindi ancora una volta di un silenzio significativo. Passiamo al terzo elemento distintivo degli ecumenici, e cioè il loro atteggiamento in merito alla Beata Vergine. Se non lo avete ancora fatto, vi consiglio di leggere il libro del professor Roberto De Mattei, intitolato Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta, nel quale un capitolo intero è dedicato ai tentativi dei teologi conciliari di minimizzare il ruolo della Madonna in quanto vera e propria minaccia al nuovo orientamento ecumenico. A questo proposito De Mattei cita un episodio avvenuto proprio durante i lavori del Concilio Vaticano II, quando i buoni padri conciliari, e ce ne furono molti in realtà, ma i loro sforzi vennero dispersi o sprecati. Dicevo, quando molti buoni padri conciliari insistettero affinché tra i titoli dati alla Madonna dal Concilio Vaticano II vi fosse anche quello di Mediatrice di tutte le grazie. Padre Yves Conger e quelli della sua risma non volevano usare le parole di tutte le grazie e decisero di eliminarle. E infatti il ruolo di Maria compare così nel documento, e cioè solo Mediatrice. Un'omissione all'apparenza insignificante, ma che invece ha un significato importantissimo e che dimostra l'impegno dei modernisti a togliere anche il benché minimo concetto o la più piccola espressione che possa nuocere alla loro eresia. Ma arrivo adesso all'omissione più evidente da parte del Vaticano II, e cioè il pesante e grave silenzio tenuto da quel concilio sugli errori del comunismo. Si tratta di un punto che è chiaramente legato alla Madonna di Fatima e al suo messaggio e penso che tutti coloro che ci stanno ascoltando sanno che tale silenzio fu dovuto al famigerato accordo tra Russia e il Vaticano, voluto da Giovanni XXIII. Grazie a quell'accordo, due osservatori ortodossi avrebbero partecipato al concilio. Tuttavia, in cambio, il Vaticano si impegnò a non denunciare il comunismo durante il concilio. Una decisione alquanto discutibile, visto che quel concilio era stato indetto proprio per affrontare e risolvere i problemi più gravi che attanagliavano il mondo e la Chiesa cattolica. Il comunismo è stato il più malvagio e brutale sistema di governo che l'umanità abbia mai sperimentato nella sua storia, sotto il quale i cristiani hanno patito sofferenze indicibili e spaventose. Sicuramente anch'esso è stato uno degli anticristi. Eppure il Concilio avrebbe dovuto rimanere in silenzio dinanzi ai suoi orrori. Ben 450 padri conciliari iniziarono una campagna di firme davvero poderosa in tutta Italia contro questa decisione e affinché il Concilio condannasse invece con forza gli errori del comunismo. Ma la loro petizione venne ignorata. L'arcivescovo Lefebvre disse giustamente che il rifiuto di questo Concilio pastorale di condannare solennemente il comunismo. Basta da solo a coprirlo di vergogna davanti alla storia, quando si pensi alle decine di milioni di martiri, ai cristiani e ai dissidenti spersonalizzati scientificamente negli ospedali psichiatrici, utilizzati come cavie da esperimenti, e il concilio pastorale ha taciuto. Queste le parole di Lefebvre. Per concludere, ciò che ho delineato brevemente nel mio discorso. Sono lo spirito e le caratteristiche del Concilio e dei suoi documenti. Spirito e caratteristiche volute dai promotori dell'ecumenismo e del modernismo, i cui frutti oggigiorno possiamo tristemente vedere tutto attorno a noi. Secondo questo spirito, è l'ecumenismo a dover guidare l'ecclesiologia e non il contrario. Inoltre, essi si comportano come se la Chiesa non si fosse mai pronunciata su certi punti dottrinali e quando invece ne parlano. Lo fanno magari per prendersene gioco, come padre Jacques Dubois, il quale definì un orribile testo l'insegnamento dogmatico del Concilio di Firenze, quello sul fatto che non v'è salvezza al di fuori della Chiesa Cattolica. In terzo luogo, come ho fatto notare, ciò che affermano in una pagina dei loro scritti viene presto confutata nella pagina seguente. Infine, rimangono in silenzio davanti a certe verità fondamentali che avrebbero dovuto ribadire. Cioè, omettono alcuni punti dottrinali cruciali che dovrebbero essere presenti, ma che invece vengono taciuti a tutto vantaggio della loro resia. Oggi ci troviamo nel pontificato di Papa Francesco, ma con tutto il rispetto per lui non penso che cambierà alcunché. Vedremo ancora l'ecumenismo governare sull'ecclesiologia invece del contrario. Leggeremo ancora le contraddizioni più assurde negli scritti di questi Signori. Anzi, sono pronto a scommettere che nella prossima esortazione evangelica. In una pagina si potrà leggere della necessità di evangelizzare tutti i popoli, eccetera, eccetera, però poi nella pagina seguente si tornerà a parlare di ecumenismo, dell'antica alleanza che non è stata revocata e così via, in un quacervo di contraddizioni, come al solito. Potete star certi che non troverete più nei nuovi documenti del Vaticano alcun riferimento alla caduta del popolo ebraico a causa del suo rifiuto di riconoscere il Messia, oppure il fatto che essi non sono più. Il regno soprannaturale di Dio sulla terra, se e quando dovessero tornare parole del genere in un documento della Chiesa sarebbe davvero un brutto giorno per von Balthasar che già non se la passa bene giù all'inferno. Durante questo pontificato sono certo che tante verità fondamentali della nostra fede continueranno ad essere taciute, e a questo si aggiungerà un quinto punto, ahimè, e cioè il caos che tutto questo alla lunga produrrà tra i fedeli. Possiamo solo pregare e tenere duro sperando nell'intervento della Madonna di Fatima. Pensate che mentre l'ecumenismo ed il dialogo interreligioso possono conciliare, continuano a devastare la fede cattolica e a scandalizzare i fedeli, Papa Francesco afferma che le riforme del Concilio non sono state implementate a sufficienza. Secondo lui, infatti, non è stato fatto ancora abbastanza per sostenere l'ecumenismo ed il dialogo interreligioso. E quindi arriverà lui adesso a fare ancora di più. Bene, perfetto. Durante la giornata mondiale della gioventù, Papa Francesco ha anche detto ai giovani di andare in giro a fare casino. Parole simili a quelle che ha detto anche in altre occasioni. Che cosa possiamo dire quindi della figura di Papa Francesco? Io non voglio attaccare nessuno, né sono spinto dal gusto di fare polemica. Un mio caro amico, John Rawls, all'indomani di un mio articolo pubblicato proprio sui commenti di Papa Francesco alla giornata mondiale della gioventù, mi ha detto che avevo ragione da vendere. Ma che quel che avevo scritto era deprimente, sembrava quasi un attacco ad persona. Ci tengo a chiarire per l'ennesima volta che non è mia intenzione attaccare nessuno personalmente. Come giusto che sia, io attacco il peccato, non il peccatore. Nessuno può giudicare l'anima di qualcuno se non Nostro Signore. Tuttavia, se conosco le verità cattoliche e vedo che esse vengono disprezzate o stravolte, Proprio per l'effetto dirompente che questi stravolgimenti possono avere per la salvezza delle anime di tutti noi, io ho il dovere, e come me tutti voi, di denunciare questi errori dei nostri tempi e di resistergli, cercando al contempo di informare quante più persone possibili, soprattutto coloro che sono affidati alla nostra tutela, come i nostri figli. Ai miei, io personalmente ho detto che, secondo la mia opinione, L'ecumenismo moderno è una delle influenze negative e ingannatrici della nostra epoca, una di cui si parla nella seconda lettera ai Tessalonicesi, quando si afferma che l'uomo crederà alla menzogna. Ebbene, gran parte di queste menzogne deriva, come sappiamo, dallo spirito modernista così egregiamente riassunto da Monsignor Fento. La dottrina modernista ritiene che il messaggio dogmatico della Chiesa possa e debba cambiare nel corso dei secoli. Sappiamo però che questa tesi è errata, è eretica ed è falsa. Il nostro dovere gioioso come soldati di Cristo è quindi quello di mantenerci saldi alla vera fede cattolica, con lo stesso significato e la stessa spiegazione data dalla Chiesa di tutti i tempi, come insegnato dogmaticamente dal Concilio Vaticano I. Per riuscire in questo compito, oggi purtroppo sempre più arduo, abbiamo bisogno dell'aiuto della Madonna. State vicino alla Beata Vergine. Apprendete il messaggio di Fatima, attenetevi alla vostra fede e continuate a lottare. Grazie per la vostra attenzione. Pregate, pregate molto e sacrificatevi per i peccatori. Molte anime vanno all'inferno perché non vi è chi si sacrifichi e preghi per loro. Santo Padre. Ieri mattina, guardando la piazza San Pietro, lei mi è sembrato tanto piccolo. In un attimo mi sono resa conto dell'enorme responsabilità che grava su di lei. Perché soltanto lei, Santo Padre, può dare ciò che chiede la Beata Vergine Maria. Solo lei può consacrare la Lussia al cuore immacolato di Maria. E solo lei può ordinare ai Vescovi di fare altrettanto. Le porti i saluti della gente d'Irlanda. Ho parenti anche in Nuova Zelanda, America e Sudafrica. Dipendiamo tutti da lei. La mia richiesta personale, Santo Padre, è che la vera messa possa essere reintrodotta al più presto, perché possa opporre tutta la sua forza nei confronti di quelle pratiche terribili che vengono permesse ormai da troppo tempo. Visto che non partecipo alla nuova liturgia, posso riportare solo gli esempi che ho visto alla televisione irlandese. Ragazze succinte che ballano in modo provocante all'interno delle chiese. Santo Padre, tutto questo deve essere fermato e solo lei può farlo. Abbiamo davvero bisogno di un padre come il nostro Papa. Ho 83 anni e lei ha due anni più di me. Lei ed io sappiamo che ci troviamo nell'ultima fase del nostro cammino terreno, ma a prescindere da quanto tempo abbiamo ancora a nostra disposizione, la prego di far cessare il prima possibile questo stato di cose che rischia di danneggiare sempre più la nostra Chiesa. Per il bene delle generazioni future dobbiamo tornare a ciò che era la Chiesa di un tempo, a tutto ciò che ci è stato trasmesso sin dal principio. Ecco ciò di cui abbiamo bisogno, la messa tradizionale, la messa di tutti i tempi. L'enciclica Qua Primas di Pio XI lo stabilì chiaramente. Nessuno ha il diritto di cambiare quella messa, eppure è successo. Dobbiamo tornare alla Chiesa come era prima del Concilio. Le scuole devono insegnare la vera fede ai nostri figli, poiché ciò che ricevono oggi ne è solo un pallido ricordo. Leggono libri che non insegnano più a pregare, che non parlano più di catechismo, ma invece insegnano cose sul buddismo e l'induismo. Perfino in Irlanda alcuni cosiddetti insegnanti di religioni non conoscono affatto la fede cattolica. Ecco la situazione in cui ci troviamo. Ma chi può salgiavarci da tutto questo se non lei? Molti vescovi a quanto pare non prendono in considerazione le sue parole. Ma lei ha ancora la forza e il potere di reintrodurre nella Chiesa ciò che è andato perduto prima che sia troppo tardi. La Madonna ci ha promesso la conversione della Russia se questo paese verrà consacrato. Che differenza farebbe per il mondo intero? Abbiamo inoltre la promessa di un periodo di pace che verrà concesso all'umanità. Non c'è altro modo. Santo Padre, noi la ringraziamo per aver accettato il gravoso incarico di pontefice nella Chiesa romana e la supplichiamo di porre rimedio a questa situazione per il bene di tutto il suo gregge. Grazie per ciò che ha fatto. La Madonna di Fatima ha detto, se le mie richieste non verranno esaudite, la Russia diffonderà i suoi orrori in tutto il mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre dovrà soffrire molto, varie nazioni saranno annientate. Nell'ultima apparizione del 13 settembre 1917, la Madonna mostrò in silenzio lo scapolare del Carmelo, un gesto che indica il suo desiderio che quello stesso scapolare venga indossato da tutti.